Voi siete tornati in piazza per protestare. Cosa chiedete alle istituzioni e che cosa non vi convince della situazione attuale? Non sappiamo se è un giro politico che vogliono fare loro, e siamo sotto l'elezione, non sappiamo la motivazione perché sia il presidente Gocetta ci ha detto che non ci sono soldi per noi. E siamo 1800 famiglie che a 7 mesi che aspettiamo e non abbiamo più un soldo per mantenere la famiglia e siamo tutti fuori casa. Ora, se il presidente, a noi che ci ha tanto a cuore, se per favore ci mandano di nuovo a lavorare, perché noi non siamo né licenziati né sospesi e da 7 mesi che aspettiamo il nostro lavoro, perché Palermo è sottosopra, il canile è morto, ci sono gli animali che se ci andate ci sono problemi, i camposanti, le casse da morto arrivano al secondo piano e le ville sono tutti abbandonati, i cittadini sono stanchi, la Palermo non è più pulita come prima quando c'era la Gesip.